Morte dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid, arriva il risarcimento da 100.000 euro per i familiari. 22 DASPO per altrettanti tifosi, il provvedimento del questore a seguito degli scontri post-derby Isernia-Venafro dello scorso anno. A Venafro, una delle aree prese di mira dagli incivili del Cassonetto, finalmente libera dai rifiuti. Carenza di posti al cimitero di Isernia, l'amministrazione avvia l'iter per realizzare 700 nuovi loculi. Dopo i lavori di ammodernamento, la palestra del Giordano di Venafro torna fruibile per gli studenti e per la comunità. Buonasera dalla redazione di TV Molise. Apriamo con la cronaca. La morte sospetta del 70enne del Basso Molise in seguito alla somministrazione del vaccino anti-Covid. Riconosciuto il nesso causale, ASREM e Regione Molise sono stati chiamati a risarcire i familiari di circa 100.000 euro. Sentiamo Pierino Coppola. Si è concluso l'iter giudiziario per la morte sospetta del 70enne del Basso Molise deceduto in seguito alla somministrazione del vaccino anti-Covid-19. La vicenda risale al 2021, quando l'uomo, dopo qualche giorno dalla somministrazione del vaccino, era stato sopraffatto da un malore, rendendo così necessaria l'ospedalizzazione. Da quel momento è iniziato il calvario, che è culminato in tragedia. I familiari dell'uomo, nell'apprendere la notizia, si sono da subito resi conto che qualcosa non tornava, in quanto, oltre la concomitanza tra la morte e la vaccinazione, l'uomo qualche giorno prima si era sottoposto ad esami clinici, i cui risultati attestavano il suo stato di buona salute. Con l'arrivo dei risultati dell'esame autoptico, in cui sono emersi ulteriori dettagli, appariva ancor più evidente il nesso causale tra la morte dell'uomo e la somministrazione del vaccino. I legali rappresentanti della famiglia hanno così inviato la richiesta di indennizzo al Ministero della Salute, attivando così l'iter giudiziario terminato proprio oggi. Ora ASREM e Regione Molise dovranno risarcire i familiari di una somma pari a circa 100.000 euro. Fanno sapere i legali che potrebbe esserci la possibilità di ulteriori ricorsi al Ministero della Salute, presagio di possibili ulteriori risvolti. Un lieto fine, perlomeno burocratico, dato che nessuna somma potrà riportare alla famiglia il caro defunto. Arrestato a Roma di ritorno da una trasferta per furto a Venafro, un cittadino georgiano di 36 anni. Su di lui pendono gravi accuse per ricettazione. Al momento del fermo l'uomo aveva ancora addosso gioielli e oro appena rubati a Venafro. Era già da qualche tempo sulle sue tracce gli agenti della Polizia di Stato. Gli investigatori del distretto romano di Ponte Milvio hanno scoperto che lo straniero era andato a Venafro e così lo hanno aspettato appostandosi nei pressi del suo luogo di residenza. Quando l'uomo è sceso dall'auto, è stato trovato in possesso di refurtiva e oggetti da scasso. Contattate le forze dell'ordine di Venafro per ulteriori verifiche, l'uomo è stato associato presso la casa circondariale di Regina Celi. Il questore di Isernia ha emesso 22 DASPO nei confronti dei tifosi violenti delle squadre Città di Isernia San Leucio e US Venafro, protagonisti di una maxirissa. Il provvedimento del questore è stato adottato grazie agli accertamenti eseguiti dalla Digos. Vediamo il servizio di Cristian Ciarlante. Il questore di Isernia ha emesso 22 DASPO nei confronti dei tifosi delle squadre Città di Isernia San Leucio e US Venafro, militanti nel campionato regionale di eccellenza. Era il tardo pomeriggio di domenica 10 settembre dello scorso anno, quando, di rientro dalle rispettive trasferte fuori casa, i due gruppi di tifosi si sono affrontati sulla SS85 Venafrana, nel territorio del comune di Macchia di Isernia, nei pressi del piazzale di un noto esercizio commerciale. I violenti scontri determinarono il blocco del traffico sull'arteria per lunghi minuti, con numerosi automobilisti e famiglie di rientro dal weekend che si sono trovati al centro di una vera e propria battaglia, senza esclusione di colpi, condotta con cinture e aste di bandiera, nonché lancio di sassi, fumogeni, sede e armi improprie, raccolte lungo la sede stradale. Veti infranti e incendio della massicciata ferroviaria hanno reso ancora più pericolosi quegli attimi di ordinaria follia. Anche grazie alle testimonianze dei presenti, la Digos ha potuto, in tempi brevi, ricostruire i fatti e individuare le singole responsabilità. A Venafro, una delle aree solitamente prese di mira dagli incivili del Cassonetto, è finalmente libera dai rifiuti, ci dice tutto Domenico Marzocchella. Quando una non notizia diventa una notizia.
Siamo alla periferia di Venafro, nel tratto di strada tra Via Marziale e l'Isola Ecologica, deputata al conferimento di rifiuti domestici ingombranti o speciali. Abbiamo perso il conto dei servizi giornalistici realizzati nei mesi scorsi per portare all'attenzione pubblica il problema della massa di rifiuti abbandonati nell'area. I residenti, stanchi di rivederli puntualmente spuntare dopo ogni pulizia, o forse sarebbe il caso di dire bonifica, alla quale più di una volta ci hanno detto hanno provveduto personalmente, avevano perso la speranza, tanto da rinominare quella strada via dell'immondizia. Ebbene, oggi abbiamo trovato questa strada perfettamente sgombra da rifiuti. Nessuno scarto domestico, né quelle odiose buste di plastica contenenti rifiuti indifferenziati abbandonati sull'erba lungo la strada. Pulito l'imbocco della traversa sterrata che conduce al centro di raccolta, pulito il suo ingresso, pulito il curvone, tra le mete preferite degli incivili, lì quante volte il signor Giovanni, di cui abbiamo accolto lo sfogo, ha trovato accanto al cancelletto del suo orto cumuli di sporcizia, pulita insomma tutta la strada, tutta. E qui in realtà spunta la nota dolente, anzi olezzante, sotto al ponte ferroviario. E allora una domanda, come si dice, sorge spontanea. Gli incivili della differenziata sono effettivamente rinsaviti o hanno semplicemente cambiato discarica? Il commissario ad acta per la sanità del Molise, Marco Bonamico, di concerto con il subcommissario Ulisse Di Giacomo, nell'ambito di quanto previsto dal programma interventi della legge 160-2019, ha approvato, come riferisce l'ANSA, gli interventi di realizzazione del nuovo reparto di neurologia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso per un importo complessivo di 1.150.000 euro. Nel decreto della struttura commissariale è anche previsto l'efficientamento energetico del presidio ospedaliero regionale per un importo di circa 2 milioni di euro. E cambiamo pagina, un successo travolgente per il Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe di Isernia, che si conferma come uno degli eventi più importanti in Italia legato ai festeggiamenti carnevaleschi. Vediamo. Isernia in festa per la seconda edizione del Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe. Tutta la città è scesa in strada per ammirare lo spettacolo avvincente del corteo con i 12 gruppi italiani e internazionali e per il gran finale in piazza Andrea di Isernia con la presentazione formale di tutte le compagnie che hanno animato la manifestazione. Oltre ai residenti, Corso Garibaldi ha accolto più di 6.000 spettatori provenienti da fuori regione, sia dall'Italia che dall'estero, oltre naturalmente ai visitatori che dai comuni molisani si sono riversati per l'occasione nel capoluogo pentro. Anche quest'anno abbiamo una presenza notevole di pubblico, tutte le strutture sono occupate, abbiamo 300 figuranti, 12 gru, 330 per la verità, abbiamo una copertura mediatica notevole, abbiamo 150 tra giornalisti e fotografi, televisioni nazionali e locali che stanno coprendo in modo straordinario l'evento. Un sabato ricco di emozione e tanta partecipazione per una rappresentazione che non ha lasciato di certo indifferenti i presenti. Impossibile resistere all'impulso di estrarre il cellulare per filmare lo show e così la kermesse è diventata rapidamente uno dei thread più popolari sui social network. Credo che questa sia veramente una manifestazione sulla quale vale la pena investire dei soldi pubblici, perché la gente si diverte e soprattutto sono delle manifestazioni per la famiglia e per tutti i componenti delle famiglie. Magnifiche le esibizioni dei gruppi che hanno saputo stupire e coinvolgere con le animate pantomime messe in scena durante la sfilata, unite spesso da un filo conduttore comune. E hanno degli elementi che li caratterizzano, sono le corna, sono il vello, i velli, la pelle di capra, di pecora di solito, e sono i campanacci che gli animali portano al pascolo, gli ovini, i caprini, i bovini. Ci sono anche maschere che rappresentano le stagioni, rappresentano due stagioni, rappresentano l'inverno, che tecnicamente in antropologia vengono chiamate maschere scure, maschere nere, e poi le maschere bianche o policrome che rappresentano la primavera, quindi la rifioritura dei prati, dei campi.
Un'esibizione suggestiva che ha saputo stregare grandi e piccini. I bambini, in particolare, sono stati anche direttamente protagonisti, dal momento che molti gruppi li annoveravano tra i figuranti. Il primato delle maschere più giovani va al Diavolo di Tufara, che ha fatto sfilare due bimbi di soli 3 anni, Giulia, un mini diavoletto, ed Enea, un piccolo pulcinella morte. Ciao, come ti chiami? Giulia. E tu come ti chiami? Enea. Da che cosa siete vestiti tu? Io di diavoletto. Da diavoletto, diavoletto di Tufara? E tu da che sei vestito? Papà. Ma vi state divertendo? Sì, sì, Enea, di sì. Sì. Xiaomi sceglie il Molise per il lancio del nuovo smartphone, una vera e propria ribalta globale per la regione che ha visto l'immagine della Pontificia Fonderia Marinelli nel lancio mondiale del nuovo modello del colosso high-tech. La notizia è stata data dalla storica azienda agnonese che dice: il mondo ultratecnologico è iperconnesso e affascinato dalla ritualità lenta di lavori come il nostro. Il direttore della comunicazione internazionale della casa cinese, Daniel Desjarlais, ha mostrato sul maxi schermo alle spalle del palco una foto scattata da Giuseppe Nucci alla nostra fonderia a Pasquale Marinelli, che ha in mano una campana mentre fasci di luce entrano dalle finestre. La CISL Abruzzo Molise fa il punto sulla situazione politico-sindacale. Gli argomenti principali: Gigafactory, autonomia differenziata e ZES. Vediamo il servizio di Francesco Adamo. Coordinamento regionale della CISL nella sede di Campobasso in via Zicardi. Per fare il punto sulla situazione politico-sindacale, il segretario generale CISL Abruzzo Molise Giovanni Notaro fa il punto della situazione. C'è una prospettiva di ripresa che però va molto a rilento. Va a rilento perché abbiamo adesso in transizione un grosso stabilimento della nostra regione che si deve riconvertire attraverso la Gigafactory. Va bene il settore chimico, però continuiamo ad avere lentezza sulla ripresa dei territori che da tempo sono, diciamo, sotto crisi. Ci sono le risorse, ci sono le prospettive. Quello che ci preoccupa è anche che la Regione non ci coinvolge su alcuni percorsi che sarebbero invece necessari e utili per fare in modo che insieme, come abbiamo fatto nel passato per gestire il periodo di crisi, possiamo trovare e cogliere le opportunità. Il segretario torna anche sull'autonomia differenziata, evidenziandone le difficoltà per le regioni del sud ed in particolar modo per il Molise. Che sappiamo che c'è un divario a livello nazionale importante e poi noi abbiamo la consapevolezza che alcune partite noi non le potremmo gestire, ad esempio la sanità, per cui è importante avere un dialogo costante e giusto e opportuno il dibattito che deve essere senza pregiudizi, ma è chiaro che se si dovesse perpetrare che qualcuno vuole fare l'autonomia differenziata a saldi invariati, le regioni del sud, soprattutto la nostra, avrebbero grosse difficoltà. Dopo i lavori di ammodernamento, la palestra del Giordano di Venafro è tornata fruibile per gli studenti e per le associazioni sportive del territorio. L'appello per la sua salvaguardia viene dal preside Marcello D'Ambrosa nell'intervista di Domenico Marzocchella. Una palestra scolastica più moderna, fruibile soprattutto dagli studenti, ma anche dalle associazioni sportive del territorio. Siamo a Venafro, nell'impianto sportivo dell'Istituto Omnicomprensivo Giordano. È fresco di restyling, tutta nuova la pavimentazione. Al posto dell'obsoleto PVC installato il parquet, è la principale miglioria, ma c'è una nuova rete per la pallavolo, sostituiti anche i supporti per i canestri del basket, e l'ultimo step prevede la prossima installazione di un tabellone elettronico segnapunti. Il risultato, grazie a circa 80.000 euro messi a disposizione della provincia di Isernia al tempo della presidenza Ricci. È una risorsa eccezionale non solamente per i nostri alunni, che hanno avuto una struttura omologata anche dal punto di vista sportivo per le manifestazioni, ma anche per tutta la comunità di Venafro, che potrà usufruire con le varie associazioni sportive di questa struttura veramente ad alto livello, come si vede dalle immagini. La palestra del Giordano è infatti assai utile, anzi fondamentale, per le locali associazioni sportive e per centinaia di giovani e meno giovani praticanti che devono fare i conti con la carenza di impianti in città.
Già ora vi si allenano i bambini del mini basket e i ragazzi della pallavolo, nonché quelli dell'atletica. Insomma, per quanto appena detto, siamo al cospetto di una palestra preziosa per la scuola e più in generale per la comunità. Va trattata dai fruitori con la dovuta cura e attenzione. Il preside ci mostra letteralmente qualche segno sul parquet che va nella direzione opposta e che è assolutamente da evitare. È un materiale costoso che è stato, come dire, procurato con grande dispendio di energie e di forza e dobbiamo conservarlo. Noi come scuola, ma anche tutte le associazioni che utilizzano la palestra. È importante per noi e per la comunità. Addio all'annosa questione della carenza di posti al cimitero di Isernia. L'amministrazione comunale ha avviato l'iter per la realizzazione di una nuova ala nella sede di Contrada Santo Spirito. Vediamo. Sorgerà in questa zona il nuovo edificio funerario previsto dall'amministrazione comunale di Isernia. Sarà dotato di 700 nuovi loculi articolati su tre piani. Sarà anche dotato di un ascensore e di pannelli fotovoltaici per l'autosufficienza energetica. Oltre ai 700 nuovi loculi sono previsti anche circa 100-120 ossari. Lo scopo di questa amministrazione comunale con il sindaco Castrataro è stato quello proprio di soddisfare le numerose richieste dei cittadini di Isernia che da anni attendono la possibilità di poter avere in concessione dei loculi questa nuova struttura che sarà composta da un seminterrato, un piano terra e un piano primo. E ci sarà anche un ascensore che servirà per i disabili e anche per altre funzioni. Per quel che riguarda i fondi necessari, Palazzo San Francesco ha deciso di procedere con un autofinanziamento. Questo avviene prevalentemente con l'autofinanziamento da parte dei cittadini, i quali in seguito alle richieste che effettueranno e in seguito a questa indagine riconoscitiva noi capiremo anche il fabbisogno attuale e dopodiché passeremo alla fase delle preconcessioni dei loculi e quindi alla possibilità di fare un contratto vero e proprio, una preconcessione pagando un acconto. Quindi diciamo che la spesa verrà effettuata dai cittadini. A giorni sarà pubblicato l'avviso. Naturalmente, come sottolineato dall'assessore Maria Teresa D'Achille, si terrà conto delle domande già pervenute al protocollo municipale nel corso degli anni. I cittadini che hanno fatto queste richieste presentano il protocollo e noi terremo conto anche di chi ha fatto già la richiesta. Si partirà dall'età anagrafica e quindi diciamo poi in maniera decrescente. Secondo i dati dell'Osservatorio dell'Agenzia delle Entrate, nel terzo trimestre del 2023 in Italia si è registrato un calo del 10% delle compravendite immobiliari a Campobasso e a Isernia. Il dato negativo è più accentuato. Ce ne parla Francesco Adamo. I dati dell'Osservatorio delle Agenzie delle Entrate non lasciano dubbi, il mercato immobiliare è fortemente in calo. Il terzo trimestre del 2023 ci dice che si è registrato un calo del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo è il dato nazionale, ma vediamo più direttamente nel Molise come vanno le cose. I numeri sono ancora più significativi. A Campobasso il calo è del 14%, un po' meglio per la provincia che si attesta al meno 11, meno 27 ad Isernia. Ma quali le cause che hanno determinato questo andamento? Di certo l'aumento vertiginoso dei tassi di interesse dei mutui, che rappresentano il primo vero ostacolo, specie per le famiglie monoreddito. Nel contesto regionale, se nelle città capoluogo, Campobasso e Isernia, il dato resta marcato, si attenua sulla costa, Termoli e Campomarino, dove regge il mercato d'acquisto delle seconde case. Cosa si prevede per l'immediato futuro? Ancora un rallentamento nelle vendite derivante dall'aumento delle tempistiche, maggiore trattativa fra le parti e minore disponibilità di spesa per coloro che ricorrono al credito. Questo era l'ultimo servizio, vi lascio con la pagina dedicata alle notizie sportive con i risultati delle gare dei campionati di Serie D Girone F, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria Molise e ci dice tutto come sempre Michele Visco.
Gentili telespettatori, bentornati, è lunedì 26 febbraio. Partiamo con il nostro Sportivamente Flash, approfondimento sportivo inizio settimana, col vedere gli highlights e il servizio realizzato dalla redazione di Campobasso sulla gara Campobasso-Sora, vinta dal Campobasso per 2-0. Il Campobasso Football Club batte in casa il Sora e mantiene la prima posizione in classifica. Tante le occasioni create, pochissimi pericoli per i rossoblù. Il vantaggio dei Lupi arriva su calcio d'angolo con Bonchelé che colpisce di testa all'incrocio dei pali. Il raddoppio nel secondo tempo è una perla di Parisi che da fuori area riceve il passaggio di Lombari e calcia di controbalzo forte all'incrocio. Tre punti fondamentali per il nostro blu che la prossima settimana sfideranno il Tivoli in trasferta. A fine gara le parole dei protagonisti del match. L'altra settimana a Sinigaglia la pausa è stata importante. La squadra sta giocando a calcio, sta correndo tutti, quindi oggi una vittoria strameritata. Il risultato poteva finire più arrotondato, però va bene, andiamo avanti, guardiamo sempre a casa nostra, poi quelli che fanno gli altri poi alla fine tiriamo le somme. Però grande partita, grande prestazione da capolista. Allora, la differenza tra la partita di Senigallia oggi, che a Senigallia comunque siamo andati in svantaggio, poi l'abbiamo recuperata e caratterialmente siamo venuti fuori, però ecco, oltre al possesso abbiamo giocato sulle ripartenze, quindi da una palla inattiva. Oggi invece abbiamo vinto una partita, soprattutto il primo tempo, giocando a calcio, facendo dei passaggi, delle trame, giocando in avanti e soprattutto con un criterio, ecco, di voler attaccare la porta. Sì, fortunatamente sono arrivato qui che ero allenato, poi c'è il prof che comunque ci sa gestire alla grande e fortunatamente questa è una mia caratteristica, correre per 100 minuti a servizio della squadra. Mi piace spingere e penso che si veda, perché il mister ci fa giocare sia difesa a 4 terzino che quinto, mi fa giocare perché vuole che noi quinti appunto chiudiamo l'azione come è successo oggi. Bene, partiamo con le schermate dalla serie D Girone F, siamo arrivati alla giornata numero 24, in campo è successo questo, Notaresco Vasto Girardi 1-0, Atletico Ascoli Roma City Football Club 0-1, Calcio Termoli Fosse Ombrone 3-0, Campobasso Sora Calcio 2-0, Chieti Avezzano Calcio 0-1, L'Aquila Tivoli Calcio 2-1, Real Monterotondo Vico Senigallia 1-2, United Riccione San Benedettese 2-3, Football Club Matese al Juventus fanno da disputare il 6 marzo. La classifica guida il Campobasso Calcio a 50 punti, la San Benedettese 48, l'Aquila 43, Avezzano Calcio 42, Vigor Senigallia 38, Roma City Football Club 37, Notaresco 36, Chieti 33, Fosse Ombrone 31, United Riccione 30, Atletico Ascoli 28, Tivoli Calcio 28, Sora Calcio 27, Calcio Termoli 27 punti, Real Monterotondo 24, Alma Juventus Fano 19, Vasto Girardi 18 e Football Club Matese chiude la classifica a 17 punti. Passiamo all'eccellenza Molisana, le gare di sabato 24 febbraio, Aurora Alto Casertano Venafro 3-0, Criternina Ripari Mosani 0-1, Sesto Campano Calcio Castel di Sangro Ceppo 4-2, Boiano Campomarino 1-0, queste sono quelle di domenica 25 febbraio, Città di Senna Salleo Atletico San Pietro in Valle 3-3, Difesa Grande Termoli Turris 2-2, Olimpia Nenese Real Guglionesi 1-2, Polisportiva Fortore Calcio Virtus Gioiese 2-3. Uno sguardo alla classifica del campionato di eccellenza molisana, guida l'Aurora Alto Casertano a 61 punti, Città di Senna Salleucio 58, Venafro 40, Real Guglionesi 37, Sesto Campano Calcio 35, Castel di Sangro Ceppe 32, Ripari Mosani 31, Calcio Virtus Gioiese 29, Polisportiva Fortore 28, Turris 25, Atletico San Pietro in Valle 23, Olimpia Agnonese 21, Boiano 18, Cliternina 17, Campomarino e Difesa Grande Termoli 14 punti. La promozione, giornata numero 22, Atletico Torre Maggiore Calcio Montenero 1-1, Baranello Chaminade 3-1, Morcone Calcio Alti Lasagnum 5-0, Real Prata Isernia Fraterna 3-2, Rocca Ravindola Polisportiva M Juvenes 3-1, Locomb di Riccia Spineite 1-0, Bois Verano Fornum 3-1 e Polisportiva Calenna Trivento 0-1. Uno sguardo alla classifica, guida il Calcio Montenero a 47 con il Baranello, Bois Fairano e Isernia Fraterna 46, Locomo di Riccio 41, Trivento 40, Atletico Torre Maggiore 36, Real Prata 32, Rocca Ravindola 31, Polisportiva M Juvenes 30, Spinete 25, Forlum 25, Chaminade 19, Polisportiva Calenna 19, Morcone Calcio 18 e Alti Lasagnum chiude la classifica a 0 punti. Infine, come al solito, uno sguardo alla prima categoria, Girone A.
La giornata è la numero 20, Campobasso Calcio Tammaro 1-1, Pozzilli San Giovanni Caldo 4-1, Fortuna Calcio Cufre Presenzano 1-7, Audax Pietramelara Alife 0-2, le gare disputate domenica 25 febbraio alla Fileris Domenico De Sisto 1-2, Carpinone Calcio Gioventù Macchia Codenese 2-0 e Mirabello Calcio Sant'Angelo Limosano 2-1, si è riposato l'Athletic Mignano. Bene, vi ringraziamo per averci seguito nel nostro consueto approfondimento di inizio settimanale sportivamente flash. Naturalmente vi diamo appuntamento al prossimo venerdì con una nuova puntata di Sportivamente.